Allora, l'aspetto più sfidante del debuttare con Tris per vincere è misurarsi con un format che guardavo e che ammiravo da casa. Ricordo, per esempio, in una puntata del Gioco dei Nove, credo condotta da Raimondo Vianello, in una casella, non in due, in una, c'erano Jovanotti e Fiorello. Questo per dire il livello delle star di allora. Ed è decisamente sfidante, no? Riuscire a riproporre un gioco del genere è anche gratificante, se posso dire, per quanto mi riguarda, perché chi me lo doveva dire, no? 35 anni fa. Questo sì. I tre ingredienti principali di Tris per vincere sono il game, il gioco, giocare. Quindi giocare con delle domande, con delle curiosità che sono praticamente sempre 50-50, quindi vero o falso. L'intrattenimento, giocare nel vero senso della parola con quelli del condominio e la leggerezza, l'allegria, cercare di portare allegria nelle case degli italiani dopo che gli italiani hanno ricevuto belle e brutte notizie, più le seconde delle prime dai telegiornali. Beh, si crea tra i VIP del condominio e i concorrenti si crea interazione e talvolta l'interazione è anche spietata, cioè se i concorrenti non ne azzeccano una, gli viene detto, anche vengono presi amabilmente per il culo, ecco, quindi è una cosa che è già accaduta ed è un modo un pochino nuovo di fare il game show, insomma, anche se qualche illustre collega, per esempio Paolo Bonolis, lo fa e come se lo guardavo il gioco dei nove, certo che guardavo il gioco dei nove moltissimo e Raimondo Vianello era un campione di eleganza da una parte e di cinismo, mi viene da dire di umorismo anche un po' spietato dall'altra. Io guardavo Sandra Raimondo sin dai tempi della Rai, fin dai tempi di Tante Scuse, Noi No, sto parlando di Archeo Televisione, quindi addirittura il bianco e nero, addirittura le prime in bianco e nero prima dell'avvento del colore, ed era una cosa per me da perdere la testa, nel senso che io bambino guardavo uno show intero di Sandra Raimondo, mi ricordo le sigle, mi ricordo tutto, per me era una specie di benchmark, di riferimento totale proprio. Ci sono una serie di, non so perché, ma mi vengono in mente più figure femminili di comicità, non so perché, mi viene in mente Paola Cortellesi quando ho provato a fare intrattenimento, mi viene in mente Virgilia Raffaele quando ho fatto intrattenimento, cioè sul solco di quelle cose vedo più loro. Adesso magari non mi sovviene un intrattenitore o qualcosa di Paolo Bonolis, di cinico, no? Perché insomma, racconto questa, che è un racconto di Raimondo Vianello, una cosa terribile che sto per raccontare, ma la racconto a lui. Sandra soffriva di depressione. E Raimondo, andando a trovarla, insomma, erano tutti e due più o meno in giovane età, parlo di loro, non so, tra i 50 e i 60 anni, erano nella loro casa di Milano 2 che aveva un portinaio sotto nella guardiola. Allora Raimondo andò a trovare Sandra, insomma, che soffriva in quel periodo proprio di depressione. Uscendo, Raimondo disse al portinaio: tenetevi forte perché è terribile. Oh, mi raccomando, se cade qualcosa dall'alto è roba mia. Terribile, mi rendo conto. Però, come lo diceva lui, lo diceva in modo, insomma, strappando una risata. Anche una cosa così terribile, su un tema così terribile per una persona che è stata sua compagna di vita per tutta la vita. Però la vita è già sufficientemente amara, se non la prendiamo con leggerezza, non ci passa male.